Ci sono alcuni esempi che adesso cercherò di spiegare. Attualmente in Bangladesh la politica dell'opposizione sta cercando solamente una linea, cioè un governo tecnico che dovrebbero permettere in Bangladesh votare e avere diritto di votare tutti i cittadini del Bangladesh liberamente. In Bangladesh oggi che è in potere il governo del partito Awami League, 10 anni fa aveva fatto tutto il movimento per ottenere una legge elettorale che permetteva in Bangladesh, dopo una legislazione, di costruire un governo tecnico neutrale che poteva permettere in Bangladesh di avere un'elezione neutrale. Però questo partito oggi che è in potere e immediatamente hanno abrogato questa legge e volevano sotto loro guida del partito e fare elezione. Quella opposizione 10 anni fa, oggi partito del BNP che aveva fu in governo, che questo attuale governo che era epoca opposizione che cercava loro di avere questa legge elettorale neutrale. Oggi che BNP opposizione solamente chiede al governo del Bangladesh di restituire questa legge elettorale, però attuale governo non vuole restituire perché li fa comodo, perché sta in potere in paese del Bangladesh. Oggi quello che sta succedendo tutto è diventare un partito unico in Bangladesh. Che questo partito Awami League aveva storia in passato, nel 75, dopo l'indipendenza del Bangladesh, che aveva cambiato la costituzione del Bangladesh e formato un partito unico che si chiamava Bakshal. E attraverso Bakshal, che aveva bloccato, aveva solo un solo partito per poter continuare.